Si chiama Jaron Suan Mali, ha 71 anni di età, è di Lopburi in Thailandia e ha dovuto sopportare per diversi anni di tempo dei dolori devastanti, terribili, atroci alla testa e la umiliazione delle persone che lo incontravano e lo prendevano in giro, lo prendevano per i fondelli per colpa del suo aspetto. Infatti era stato soprannominato come l'uomo dalle due teste, per colpa della grossa massa tumorale che era cresciuta all'interno del suo cranio. Una massa davvero grande, tanto che ha raggiunto le dimensioni della sua testa. Il cancro negli anni gli ha reso impossibile dormire, ascoltare, uscire di casa. L'uomo non aveva i soldi necessari per le cure. Il tumore nel tempo è cresciuto sempre di più, fino a quando una sua foto non è stata pubblicata nei diversi giornali, dando il via ad una raccolta di fondi che gli ha consentito di potersi operare. Oggi il buon Jaron Suan Mali è riuscito a guarire, è riuscito a avere una testa normale come tutte le persone di questo mondo. Infatti i medici sono riusciti a asportare, a togliere dalla sua testa 2 kg di massa tumorale. 2 kg non sono pochi, vi ricordo che sono 2 kg piuttosto visibili e grandi. Il video termina qua. Yuan Jaron Suan Mali, dunque, complimenti e auguri di ogni bene.